Dopo aver incassato il via libera da Camera e Senato, Giorgia Meloni a pieno ritmo al lavoro sui dossier più urgenti, quelli relativi al caro energia. In aula la Premier era stata chiara: non tradiremo il paese. Un viavai di ministri ha incontrato la Premier a Palazzo Chigi, ognuno è al lavoro per i dicasteri di competenza. Andiamo a occuparci ancora di più dei problemi che abbiamo riscontrato in ogni dicastero, ovviamente, come è normale che sia, tra emergenze, contingenze e anche purtroppo quello che è mancato in questi anni, che è stata una strategia complessiva per la nazione dovuta alla diversità delle forze politiche. Insomma, se ne è discusso nelle relazioni della Presidente. Berlusconi, intanto in Senato dopo 9 anni, chiarisce la posizione su Europa e conferma lealtà al governo, nonostante la ferma decisione di voler ben 14 tra sottosegretari e viceministri. La grana dei sottosegretari è dunque quella che occupa la mente del presidente Azzurro, anche perché su questa partita, che si gioca l'equilibrio interno del partito, da sempre diviso tra ronzulliani e governisti. Stiamo lavorando bene, speriamo di arrivare a Dama. Poi i leader faranno le ultime rifiniture. Noi come capigruppo, come Sherpa, abbiamo fatto qualche passo in avanti importante. Anche ieri è stato pacifista Berlusconi, passaggio, insomma, Ma dopo 9 anni. a me sembra che Berlusconi sia pacifista da almeno quasi 30 anni. È normale che ciascun partito cerchi di prendere quanti più sottosegretari possibile, cioè sarebbe il naturale il contrario, quindi è chiaro che c'è una discussione pacata sulla condivisione qualitativa e quantitativa di numeri, di nomi. Ma l'opposizione invece punta il dito contro le parole della Premier su salute, diritti, reddito di cittadinanza e lavoro mai menzionato nel discorso di insediamento. il fatto che lei abbia detto: ah, mi sono dimenticata ieri di rispondere sul salario minimo, ma si era dimenticata nell'intervento di parlare veramente di lavoro. Quindi sono alcuni accenni che noi abbiamo voluto porre in centro. Non c'è il tema della scuola, se non per il nome merito. Cultura, ne avete sentito parlare? Ha detto qualcosa? Non c'è nulla.